Buonasera da meteo.it. Il tempo resterà stabile per tutta questa settimana. Protagonista quindi l'alta pressione, in particolar modo l'anticiclone nordafricano riuscirà a proiettare verso di noi una massa d'aria molto calda, anche 8-10 gradi al di sopra delle medie stagionali. Alta pressione però non vuol dire solo prevalenza di sole, avremo assenza di piogge nevicate e un progressivo peggioramento della qualità dell'aria. Godremo però di temperature pienamente primaverili. Uno sguardo a questo martedì, attenzione alle nebbie in prima mattina in pianura padana, sui settori adriatici e sui settori interni delle regioni centrali, qualche nube in più sull'alto Adriatico, altrove tanto sole. Ben ritrovati da meteo.it. Attualmente è attiva la perturbazione numero 5 di luglio. È arrivata ieri sull'Italia e ci farà compagnia almeno fino al fine settimana, spostandosi lentamente verso le nostre regioni meridionali. Intanto si sono intensificati i venti da nord-ovest, venti di maestrale che hanno portato un primo calo delle temperature, soprattutto al nord e sui nostri settori tirrenici. Clima ancora molto caldo all'estremo sud con picchi intorno ai 35 gradi. Qui il calo arriverà entro la giornata di domani. Intanto diamo uno sguardo all'evoluzione, perché nelle prossime ore avremo ancora a che fare con rovesci e temporali, localmente saranno anche di forte intensità, più diffusi sui settori di montagna, ma sempre localmente andranno a coinvolgere anche i settori di pianura, altrove solo un po' di nuvolosità in transito. E nella giornata di domani il tempo si manterrà instabile al nord e tra Liguria e Toscana. Bentrovati a voi. Intanto ve lo confermo, elevata dinamicità meteorologica testimoniata anche dall'immagine satellitare, lo vedete da voi, questo treno di perturbazioni atlantiche attualmente attiva la numero 3 del mese di febbraio, e avvicinandoci con l'aiuto dell'immagine satellitare possiamo notare che sta riguardando gran parte delle nostre regioni. Attualmente locali piogge al nord, piogge più diffuse invece al centro-sud. Intanto però qualche minuto per una nota di attenzione riguardante il rischio valanghe, che resta marcato su gran parte del nostro arco alpino, localmente anche forte, dunque attenzione perché sarà possibile il distacco anche di valanghe spontanee. Torniamo alla previsione: nel pomeriggio le piogge saranno meno diffuse rispetto a questa mattina, però ci sarà ancora il rischio di qualche debole pioggia al nord-est, piogge più diffuse sui settori interni delle nostre regioni centrali, sul Lazio, sulla Campania, sulla Basilicata, sulla Calabria, anche con il rischio di qualche temporale. Tornerà poi un'altra fase di maltempo, già a partire da questa sera le piogge tenderanno, guardate, a diffondersi a partire dal nord-ovest, e nella giornata di domani saranno ancora più diffuse. Utilizziamo il modello per vedere la dinamica: piogge diffuse sulla Sardegna e anche al centro nord, e questa perturbazione progressivamente camminerà, guardate, verso le nostre regioni meridionali. Ecco, i colori intensi mostrano il rischio anche di locali nubifragi. Torniamo alle temperature: attualmente clima relativamente caldo per il periodo, nel weekend invece ve lo confermo, arrivo di aria fredda, qualche nevicata a bassa quota al centro sud e crollo termico. A voi. Ben ritrovati da meteo.it. Insiste un vortice di bassa pressione sull'Europa centrale, è capace di influenzare il tempo anche sull'Italia. Allora controlliamo insieme l'evoluzione per le prossime ore. Avremo cieli sereni o parzialmente nuvolosi al centro-sud, qualche nube in più in Toscana, ci sarà la possibilità di isolate piogge, aumento dell'instabilità al nord, specialmente in prossimità delle montagne. Dalla sera e nella notte questa instabilità tenderà a diffondersi, e nella giornata di domani rovesci temporali riguarderanno gran parte del centro-nord, con qualche fenomeno anche sul nord della Puglia e della Sardegna. Le temperature si manterranno leggermente al di sotto delle medie stagionali, con un clima fresco per il periodo. Durante il fine settimana la situazione tenderà a migliorare al nord, con un aumento delle temperature. Clima fresco invece ancora al centro-sud, dove la situazione sarà molto instabile. Tutti i dettagli sul nostro sito meteo.it. Ben ritrovati da meteo.it. È la perturbazione numero 12 del mese di maggio che attualmente sta spaccando in due l'Italia, non solo in termini di piogge e di sole, ma anche dal punto di vista delle temperature. Difatti al sud questo pomeriggio localmente andrà a sfiorare i 30 gradi, mentre al nord registreremo un netto calo delle temperature rispetto alla giornata di ieri. Del resto in questo lunedì pomeriggio le piogge proseguiranno sul nord Italia, localmente saranno anche abbondanti, andranno a riguardare in parte anche il centro e la Sardegna, con il rischio di locali temporali, mentre il sole continuerà a restare il protagonista non solo al sud ma anche in Sicilia. Nella giornata di domani poi ultimi effetti di questa perturbazione sul nord-est, con locali piogge anche nevicate in montagna, altrove invece passeremo una giornata con tanto sole ma anche un po' di nuvolosità in transito. Trovate come sempre tutti i dettagli anche sulla nostra app meteo.it.